Buongiorno a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo 14° episodio della carriera allenatore su FIFA 20 con il nostro Lecce. Oggi dovremo andare ad affrontare due sfide molto importanti con Napoli e Spal, e sarà molto più importante quella con Napoli in questo momento perché vincendo potremo avvicinarci proprio ai partenopei che stanno 4 punti davanti a noi e occupano l'ultimo posto per l'Europa League. Prima però volevo dirvi che non ho ancora avuto tempo di vedere i commenti che mi dicevano se comprare o no Thiago Silva, quindi alla fine di questo episodio ci darò un'occhiata e deciderò se comprarlo o no, anche grazie a voi. La formazione che andrà ad affrontare il Napoli sarà la titolare con la Padula che prende il posto dell'infortunato Babacar e speriamo di poterci portare a casa un buon risultato. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze a San Paolo di Napoli, dove si affronteranno Napoli e Lecce per questa 23esima giornata del campionato di Serie A Team. Il Lecce è ancora in corsa per l'insperata salvezza che in realtà abbiamo già raggiunto e per la sorprendente Europa League, cosa a cui nessuno avrebbe puntato a inizio campionato. Quindi andiamo subito a giocare e speriamo che il Napoli non sia troppo cattivo con noi, che deve difendere palla sull'attacco dei tanti difensori del Napoli, poi la Padula, buono lo scambio con Falco. Falco prova a liberarsi di Koulibaly. Non troppo semplice, ancora Falco però trova Barak che vede centralmente la Padula, a giro la Padula, e quello era fallo di mano, bene, 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 ok, partiamo benissimo. Attenzione qua all'intervento di Meccariello in ritardo e non me lo buttare fuori, dai, cioè nel senso, stavo cercando di intercettare la palla. Giochiamo con l'uomo in meno, dall'inizio partita, da subito, ok. Poi mamma mia, si fanno anticipare tutti troppo facilmente. Attenzione a Vardy che va a fa. Uscirà la Padula per far spazio a Lucioni dopo il furto del Napoli che ci costringe con l'uomo in meno e andiamo subito subito a cercare di strappare almeno un pareggio a sta partita allora. Malcuit ha chiuso da Gertruida molto bene, poi il pallone interessante per Mancosu che cerca in profondità Esposito. Esposito è veloce, può andare tu per tu con Meret. Ancora Esposito, trattenuto. Esposito la gira, calcio addosso, calcio d'angolo, ma ci siamo mangiati una grande occasione. Falco riesce ad anticipare Koulibaly e a correre su di lui, preso in contratempo. Ancora Falco, Falco può correre. Falco grande occasione, Falco va in mezzo a cercare Esposito, la palla passa Mancosu. Perché non ci è andato Esposito? Finisce qua il primo tempo, il Napoli sta facendo di tutto per non farci vincere, l'arbitro uguale, in parole povere è FIFA, però noi siamo degli allenatori e stiamo vivendo questo, quindi vabbè, siamo anche dei tifosi, essendo dei tifosi al Napoli, non è semplice da spiegare, capitemi come se la steste vivendo come me. Dentro per Mancosu che vede lo scatto di Falco, lo serve in profondità, attenzione a Falco. Falco contro Koulibaly, prova a saltarlo così, poi serve in mezzo Mancosu, grande occasione Mancosu! Meret respinge in angolo. Falco pallone a cercare Lucioni di testa e Meret deve respingere di nuovo in angolo. Ora Fabian trova Callejon con un pallone interessantissimo in profondità. Callejon la tiene in campo. Può inventarsi un'azione che potrebbe essere anche decisiva. Attenzione, ancora Callejon, il cross in mezzo. Anzi, sul secondo palo a cercare Insigne, ma Gertruida anticipa. Poi Taxidis, stanchissimo, va da Mancosu. Pallone poi per Barak. Esposito cerca Falco, ancora Falco per Esposito che vuole in profondità Barak. Barak trovato dietro Koulibaly, se la deve portare avanti, la deve difendere sul gigante senegalese, poi trova in mezzo, attenzione Esposito col mancino, Esposito all'86esimo senza aver fatto ancora un cambio perché la palla non esce da una vita, trova il gol del vantaggio contro il Napoli con l'uomo in meno da tutta partita, il suo secondo gol con la maglia del Lecce, e andiamo così, teniamola fino alla fine, fino alla fine. Poi Shakov la deve buttare e la butta, finisce qua, vinciamo 1-0, insperato contro il Napoli, ormai stavo pensando solo a non prendere gol e ad arrivare in qualche modo allo 0-0. E Esposito ci ha salvato, dovremmo affrontare la prossima partita senza Meccariello. E l'abbiamo anche dominata, l'abbiamo dominata, ok. Falco continua a giocare benissimo e merita tutti i complimenti, infatti è su tutte le gioie del mondo. Il Lecce è imbattuto da un bel po' e non deve diventare un'ossessione perché sennò rischiamo di pensare solo a non perdere. È stato un match equilibrato, abbiamo vinto e questo ci sta, dire che la fortuna non guasta nonostante siamo stati penalizzati dal primo minuto. Non ci hanno dato un rigore e ci hanno buttato fuori Meccariello per un fallo in ritardo che non era una chiara occasione da gol. Ok.
Con l'espulsione di Meccariello torna Lucioni tra i titolari, molto felice di questo perché ha fatto una prestazione solida contro il Napoli e andiamo subito a giocare la prossima partita perché dobbiamo vincere anche questa per avere più possibilità di accedere al nostro obiettivo principale. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al Via del Mare di Lecce dove si affronteranno Lecce e Spal per questa 24esima giornata del campionato di Serie A Team. Oggi dovremo affrontare una squadra ostica che aveva già Guendouzi, probabilmente preso in prestito e adesso ha preso anche in bollo giocatori che penso possa farmi molta molta paura. Ma noi dobbiamo vincere perché non possiamo puntare ad altro, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ora Brandon Williams, poi attenzione alla padula. Pallone per Barak che lo appoggia bene a Esposito. Esposito trova benissimo Barak, pallone illuminante. Barak da lì col mancino! Col mancino trova un gol assurdo sul palo di Berisha che si fa penetrare. Malissimo. Che fatica però perché non ci va bene mai niente. So che lo dico sempre, però in questo momento non ci sta andando bene niente di niente. E ci è andata bene che Esposito ha trovato questo passaggio tra le linee, perché sennò probabilmente l'avrebbe tirata addosso a Fares come fa di solito. Thiago Cionek lungo a cercare Petagna che distrugge Mancosu, poi Murgia. Fares 1-2 con Murgia, attenzione perché c'è il buco centrale, ancora Murgia, trova Petagna che calcia ma lì. Ci rendiamo conto del gol che abbiamo preso, per favore, che non ha senso tutto questo, va bene, hai fatto una bella azione, ti sei mangiato il gol. Ma una palla a quella velocità non ti rimbalza sul ginocchio e poi torna sui piedi dell'attaccante. Resta lì e anche se si dovesse muovere la riprendi. Puh. Taxidis vede lì vicino Barak che stava salendo. Poi Esposito. Esposito riesce a partire su Cionek. Ha 20 in più di velocità, non può farsi recuperare. Ancora Esposito. Va dall'altra parte. Lunghissima per Falco che la deve rimettere. Ma ci rendiamo conto di che pallone ha dato? Ora Taxidis per Barak che vede lo scatto di Falco, è più veloce di Manuel, lo sappiamo. Pippo Falco parte sulla fascia, ancora Falco, viene falciato da Manuel, calcio di rigore! E questo è un fallo quasi più grave di quello che ha fatto Meccariello, ma è già tanto se gli darà il giallo. Mancosu con il destro! Mancosu non sbaglia mai. Finisce qua il primo tempo, stiamo pareggiando 1-1, un gol senza senso della Spal, un rigore sbagliato da noi, un gol mangiato da Esposito che ha dato un pallone senza senso, lunghissimo, a Falco. Molto bene, siamo tutti felici, no? Sì, siamo felicissimi. Ora Taxidis trova molto bene per una volta la Padula, anzi in realtà ha trovato Bonifazi probabilmente. Ora Falco aspetta la sovrapposizione di Brandon Williams che si era fermato, lo riesce a servire in profondità, molto bene, Brandon Williams. La stoppa di culo, poi Brandon Williams, la mette per Barak, per la doppietta! Per la doppietta di Barak! 2-1, 2-1, ho avuto tantissima paura di sbagliare anche questo, perché c'è una pressione addosso che è pesantissima. E qua, quando non ha giocato il pallone subito alla Padula, mi sono impanicato, però arrivato lì davanti ho detto se lo sbaglia, va fuori rosa Barak, quindi... Ora Falco trova in profondità la Padula, attenzione alla Padula, pronto per andare, la Padula, il mancino, la Padula, la chiude lui, 3-1, e spero che mi duri la fotocamera perché sinceramente mi ha appena detto che ha la batteria scarica, e questo anche se questo telefono se la metto in carica, non tiene proprio niente, quindi se non vedete la fotocamera un motivo c'è, ottavo gol in campionato per la Padula, fatemi vedere un attimo qua, 15%? Penso di avere 3 secondi. Kumbulla dentro per Taxidis. E allora la Padula si appoggia a Falco. Falco vede lo scatto di Mancosu. Mancosu può andarsene. Ce la fa. Mancosu a tu per tu con Berisha attraversa. Poi la Padula prova ad anticipare e non ce la fa. Mamma mia però ci mangiamo i gol ogni volta. Ok raga, questa clip non so dove va. Durante il video. Ma penso vada dopo che avete visto il 3-1. Perché... La partita è finita 4-1, ma il gioco ha deciso di non registrare più, giustamente. Io l'avevo fatta ripartire la registrazione, si vedeva benissimo che io l'ho fatta ripartire proprio... A me è uscito, io vedo, voi no. In tutto questo avevano detto che siamo tutti lì, su tutti molto vicini adesso. In 7 punti potremo arrivare ai terzi. Nel prossimo episodio dovremo affrontare la Roma. Poi cos'altro, cos'altro? Abbiamo fatto l'offerta per Thiago Silva, visto che mi avete detto di prenderlo. Ha rifiutato perché l'episodio era l'episodio regista, sta andando tutto male in questo episodio, a parte le vittorie, che vabbè.
Sono contento, però se non esce niente bene, mi gira il cazzo. Thiago Silva ha rifiutato, perché? Perché nel budget stipendi, vi ricordate che avevo 90.000 euro da spendere? Me ne ha dati solo 37 in trattativa, quindi ho dovuto offrire 37, fa l'offerta ridicola, va. Quindi la mia incazzatura adesso si prolunga ancora di più, spero che tra un paio di giorni Thiago Silva ci permetterà di trattare di nuovo, perché non è colpa mia, cioè nel senso c'è scritto 99. Io penso di poter offrire 99, non 37. Comunque vabbè, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Ciao.